so se è così, sì, buonasera. Ciao a tutti. Scusate se il mio ingresso è un po' claudicante, ma sono caduto come un povero vecchio coglione, qual sono, il 2 di ottobre, se non sbaglio. Mi sono fratturato il bacino e quindi ne porto le conseguenze. Fra un mese correrò come un furetto. E se mi vedrete di nuovo a Pisa, vedrete correre per Piazza dei Miracoli, appunto come un... Vabbè, fa niente. Buonasera, benvenuti a tutti. Io mi chiamo Giampiero Rosati, sono il preside della classe di lettere della scuola normale e sono qui a portare il saluto della scuola normale e della classe di lettere a Francesco Guccini, cioè a un protagonista della cultura italiana almeno dell'ultimo mezzo secolo. È un grande piacere, un grande onore averlo qui con noi, del resto... Sì. Del resto le aspettative suscitate dal suo arrivo sono confermate dal quello che si chiamava una volta un ampio consesso di pubblico. Ci sono diverse aule della scuola che sono piene, strapiene di gente appunto desiderosa di ascoltare un maestro, appunto quello che, se non fosse una frase abusata, si direbbe una leggenda vivente. È ben vivente, mi pare. Del resto un altro aspetto interessante, e poi cedo la parola anche perché la mia voce non è particolarmente adatta per introdurre un evento che nella voce ha la sua centralità, quindi prima smetto meglio è. Dicevo che un aspetto interessante nel guardare la gente presente in quest'aula e anche nel vedere tutte le persone che affollavano i corridoi della scuola in attesa appunto dell'arrivo, dell'avvento appunto, l'aspetto interessante è l'intreccio generazionale che è molto vario, molto complesso, è un intreccio di tutti coloro che a vario titolo, di tutti noi che a vario titolo non possiamo non dirci gucciniani. Quindi a questo punto io ringrazio intanto lui di essere venuto, di aver accettato il nostro invito, è un grande onore per noi che abbia lasciato la sua Pavana e sia venuto dalle nevi, immagino, di Pavana, sia arrivato... Piovendo da due giorni, quindi... Ah, meno male, allora niente neve. Sia arrivato fino a Pisa. Ringrazio il collega Carrai, il professor Carrai, per aver organizzato questo evento e a questo punto gli cedo il microfono per proseguire. Grazie al preside Rosati e al suo benvenuto e a quello della scuola, aggiungo il mio personale a tutti voi e naturalmente in particolare ai nostri due ospiti, Gabriella Fenocchio e Francesco Guccini, che con la loro presenza qui oggi ci consentono di parlare insieme di un libro molto bello, per prima cosa voglio dire questo, è intitolato molto semplicemente Canzoni, un libro che io ho letto con grande piacere e non solo perché naturalmente suscita ricordi di gioventù, ma anche perché è un libro, voglio dire, di grande originalità. Credo di non sbagliare nel dire che non ci sono precedenti di testi di canzoni annotati con questa attenzione, con questa ricchezza e aggiungerei con questa finezza.
C'è forse qualcosa naturalmente in rivista, per esempio mi piace ricordare una bella lettura di Amerigo, scritta da Paolo Squillacciotti, che è stato allievo qui alla scuola, e anche per questo la ricordo volentieri, ma non solo per questo, anche perché diciamo, si tratta di uno studio molto attento, per esempio, a fatti metrici. Ecco, questo libro appunto ripropone un commento, come si fa con un testo letterario qualsiasi, e in questo caso applicato a, direi, 43, se non ho contato male, canzoni scelte di Francesco Guccini. Ma sul commento tornerò tra poco. Ora, le canzoni di Guccini le conosciamo tutti, ma vorrei qui molto brevemente ricordare che Francesco Guccini è un grande artista che ha saputo interpretare la propria epoca come pochi, certo in primo luogo con le sue canzoni, ma non soltanto. Ricordo che Guccini è uno scrittore e scrittore fecondo anche in prosa. Da quando uscì il suo primo romanzo, Croniche epafaniche, nel 1989, romanzo di grande interesse, naturalmente di grande interesse anche per il lettore appassionato, che ci ritrova alcuni elementi della poetica anche del Guccini cantautore, naturalmente il mulino, il Mentra, personaggi vari, ma di grande interesse anche di per sé, perché è scritto in uno stile molto particolare e accattivante, facendo ricorso al dialetto di Pavana, perché naturalmente è un romanzo sull'infanzia pavanese, e quindi facendo ricorso a questo dialetto in un pastiche, diciamo così, che può ricordare quello gaddiano, di cui del resto Francesco è grande lettore e grande ammiratore. E poi gli altri romanzi, gli altri due che completano la trilogia autobiografica, l'autobiografia vera e propria, e i gialli scritti a quattro mani con Loriano Machiavelli, non so se siete arrivati all'ottavo o giù di lì, ma tanti altri libri in prosa. Ne ricordo un altro molto curioso e che mi piacque molto, Il dizionario delle cose perdute, dove anche lì si ritrova un po', diciamo, l'attitudine alla memoria, al recupero di cose e di parole dal passato, che poi si ritrova appunto anche in altre opere della scrittura di Francesco Guccini. Ecco, però meno noto, direi, è un altro aspetto della scrittura di Guccini. Guccini lessicografo. Eppure va ricordato perché ha la sua importanza. Qui consentitemi un ricordo personale degli anni 90, non ricordo esattamente quando, ma facevo zapping una sera in TV e a un certo punto compare Francesco seduto alla scrivania nella casa di Pavana con un muro di libri alle spalle. E davanti a lui c'è Red Ronnie, che era un giornalista, intrattenitore, rocchettaro dell'epoca, che gli fa, dice, la classica domanda, no, che dice: ma li hai letti tutti? E Francesco apre un sorriso bonario e dice: no, ma guarda, ma questi sono in gran parte per consultare. Infatti erano molti vocabolari, a me sembrò di riconoscere il Battaglia dietro alle sue spalle, no? E quindi, ma perché? Perché in effetti credo che quello fosse il periodo in cui Francesco lavorava al dizionario del dialetto di Pavana, uscito nel 98, un'opera veramente da lessicografo e da dialettologo, che credo sia importante, no? Nell'ambito della dialettologia, appunto, diciamo appenninica. E del resto, nel dialetto di Pavana, Francesco ha tradotto l'Aulularia di Plauto, non so altre se due anche. E anche altre due, per una compagnia teatrale, no, credo? Compagnia teatrale di sciagurati locali. È uno la cui migliore recitazione era così e così e basta. La sua forza interpretativa variava da queste due posizioni. Comunque,
Qualcuno era bravo, ci siamo divertiti. Siamo andati anche all'estero, cioè a San Giovanni in Persiceto, in Val Camonica, per delle strane. Qualcuno aveva un amico che veniva, lo invitava, ecco. E quindi insomma c'è stato un gran successo. Ma la cosa più divertente era un branco di bavanesi in giro per il mondo. Questo è una cosa che soltanto chi lo vive dal vivo può provare che cosa vuol dire andare in giro con un branco di bavanesi. Ma questo è una parentesi. Va bene, ecco, però tutto questo è anche per dire che Francesco ha anche una istituzione robusta di letterato. D'altra parte ha fatto tutti gli esami all'università, poi è arrivato ad avere la tesi con un grandissimo italianista, Ezio Raimondi, a Bologna, e poi credo che sia stato il successo di Dio è morto e delle altre canzoni a distoglierlo. Forse anche, ma questo dirai tu, il tema che ti aveva assegnato Raimondi non era proprio, diciamo, quel da accendere entusiasmi, perché mi pare che fosse si trattava di lavorare su un improvvisatore del 600. No, è una tesina, okay. È una tesina che mi aveva dato, al di là della tesi, una tesina su Francesco delle Mene, che era un poeta per musica del 600. E c'è questo episodio con Raimondi che mi becca in mezzo a un corridoio e dice: ah, Guccini, senta, per la sua tesina ho trovato un... segni questo libro che le interesserà molto. Lei legge il tedesco? Dico: no, professore, in una settimana impara, dunque. Raimondi poi ha negato, il maledetto, ha negato questa, ma io mi ricordo benissimo. Insomma, quindi, no, la mia tesi era molto interessante invece, era sui cantastorie. E difatti prima dice: ma lei si considera un cantastorie o un poeta? Dico: no, cantastorie assolutamente, neanche poeta, ma cantastorie assolutamente no, perché le cantastorie sono una razza ben precisa, particolare, e gente bravissima, per dire, ma tutta un'altra cosa, insomma, erano proprio commercianti di canzoni, di fogli volanti, loro volevano vendere, insomma, facevano queste canzoni. Erano molto simili all'industria discografica da adesso, della loro diversità assoluta, ma i sistemi, i modi. Se posso raccontare un piccolo episodio, certo. I cantastorie ormai non avevano più il pubblico che avevano subito dopo la guerra o prima della guerra, con l'avvento della radio, nel dopoguerra, poi la fine della televisione, li aveva spiazzati completamente. Loro vendevano questi fogli volanti, questi su 3-4 arie, non di più, 3-4 melodie, perché la gente doveva immediatamente poter cantare il foglio, il fatto che questi scrivevano, e quindi quell'aria conosciutissima, e di solito scrivono dei diritti paurosi, tant'è vero che ovviamente, come adesso, certe trasmissioni televisive grondano sangue, così anche allora il gusto del pubblico era quello lì, insomma, c'erano degli ammazzamenti bestiali. E una volta chiesi a uno di questi, Marino Piazza, dico: Piazza, mi dica la verità, sono tutti veri quei delitti che avete raccontato? Diceva: vede, caro Guccini, purtroppo quei bei delitti non c'erano sempre, che è un curioso punto di vista. No, questi alla fine, non vendendo più questi fogli volanti, perché ormai la radio e la televisione, facevano dei fogli con le canzoni della radio, che trasmetteva la radio, e in mezzo mettevano anche delle fotografie di bellezze di attrici americane, possibilmente discinte, in modo da dare un tocco così. E questo foglio, stampato dalla tipografia Campi di Foligno, si chiamava Sorrisi e Canzoni. Vi ricorda niente questo? Vuol dire che da Sorrisi e Canzoni il giornale è nato da questo foglio dei cantastorie. Quindi cantastorie e industria o giornalistica di un certo tipo o discografica andavano di pari passo. Certo. Chiudo, diciamo, questo excursus su la multiforme attività di Francesco Guccini, perché ha fatto veramente di tutto, come del resto recita anche la quarta di copertina
di questo libro. Ha fatto l'orchestrale, per 2 anni giornalista alla Gazzetta di Modena e poi per 20 anni ha insegnato italiano nella sede bolognese del Dickinson College. E tante altre cose, attore, credo si possa dire anche fumettista per la collaborazione con Bonvi, no? No, non ho mai ballato, cioè, mi manca. Va bene, ecco, però nonostante diciamo questa quindi capacità di diciamo esplicare la propria creatività in tante forme, chiaro che l'aspetto di gran lunga più popolare è quello della canzone. E le canzoni di Guccini, appunto, le conosciamo tutti, le abbiamo cantate noi ragazzi degli anni 60 e 70, poi le hanno cantate i ragazzi nati in quegli anni e le cantano oggi quelli della generazione dei nostri allievi e dei nostri figli. E allora direi che questo potrebbe essere il momento del primo intervento musicale di due allieve e una allieva della scuola e una studentessa dell'Università di Pisa, che sono Valeria Lehmann e Maria Ilaria Legato, che hanno pensato di, appunto, da gucciniane sfegatate, di fare un omaggio di musica dal vivo a Francesco, e io le incoraggerei con un bel applauso. Suoneranno 3 pezzi, il primo è Canzone quasi d'amore, prego. Non starò più a cercare parole che non trovo per dirti cose vecchie con il vestito nuovo, per raccontarti il vuoto che al solito ho di dentro e partorire il topo vivendo sui ricordi, giocando coi miei giorni col tempo. O forse vuoi che dica che ho i capelli più corti, o che per le mie navi son quasi chiusi i porti. Io parlo sempre tanto, ma non ho ancora fede. Non voglio menar vanto di me o della mia vita costretta come dita dei piedi. Queste cose le sai, perché siamo tutti uguali e viviamo ogni giorno perché siamo tutti soli ed è il nostro destino tentare goffi voli d'azione o di parola volando come vola il tacchino. Non posso farci niente e tu puoi fare meno. Seno e di questa parola io quasi mi vergogno, ma c'è una vita sola, non ne sprechiamo niente in tributi alla gente o al sogno. Le sere sono uguali, ma ogni sera è diversa e quasi non ti accorgi dell'energia dispersa a ricercare i visi che ti han dimenticato vestendo abiti lisi, buoni ad ogni evenienza, inseguendo la scienza o il peccato. Tutto questo lo sai e sai dove comincia la grazia o il tedio a morte del vivere in provincia,
perché siamo tutti soli, siamo cattivi e buoni e abbiamo gli stessi mali. Siamo vigliacchi e fieri, saggi, falsi, sinceri, coglioni. Ma dove te ne andrai? Ma dove sei già andata? Ti dono se vorrai questa noia già usata. Tienila in mia memoria, ma non è un capitale. Ti accorgerai da sola, nemmeno dopo tanto, che la noia d'un altro non vale. D'altra parte, lo vedi, scrivo ancora canzoni e pago la mia casa, pago le mie illusioni. Fingo d'aver capito che vivere è incontrarsi, aver sonno, appetito, far dei figli, mangiare, bere, leggere, amare, grattarsi. Grazie a Valeria e Maria Ilaria. E adesso io proporrei un paio di domande a Francesco e a Gabriella Fenocchio, poi ascolteremo un'altra canzone e dopo direi che loro sono felici, insomma, di rispondere a qualche domanda da parte vostra. Ma io vorrei ora entrare più nel vivo del libro e quindi, diciamo, sollecitare un po' sollevare, ecco, per dire meglio, il tema del rapporto tra poesia e canzone, perché un commento così, appunto, qui ci sono anche dei giovani studiosi di poesia, un commento così in genere lo si riserva non a testi di canzoni, che magari hanno anche avuto qualche nota, ma questo è un commento veramente di una profondità e di una, ripeto, ricchezza che non è usuale certamente per testi di canzoni. Allora, che poesia e canzone siano due cose diverse, credo che Francesco Guccini lo pensi, perché una volta me l'ha anche detto, e quindi non credo che abbia cambiato idea. D'altra parte, l'ha scritto lui stesso, non ho mai detto che a canzoni si fanno rivoluzioni, si possa far poesia. Ecco, però c'è tutto un dibattito recente, c'è chi ha detto, per esempio, che la canzone ha soppiantato la poesia. Ora, io non lo penso nel modo più assoluto. Credo che la poesia sia ben viva e che abbia il suo posto anche nella società contemporanea. D'altra parte, di morte dell'arte si è cominciato a parlare nell'Ottocento e forse anche prima. Quindi, in realtà, l'arte è sempre viva. Ecco, però, la canzone ha un suo statuto e ha una sua fisionomia, e ha, secondo me, anche un suo posto oggi nel repertorio dei generi letterari. Quindi io non sono tra quelli che si sono scandalizzati per il Nobel a Bob Dylan, perché mi sembra che la canzone rientri oggi
nel repertorio della letteratura contemporanea. Però, certo, la poesia e la canzone sono due cose da distinguere, perché la canzone è legata all'esecuzione canora, lo dice il nome stesso, e quindi alla musica. D'altra parte c'è tutta una tradizione lunghissima di poesia per musica, dai trovatori fino alle rime italiane per la snova del 300, al madrigale del 500-600, il lied romantico e così via. E qui naturalmente vorrei sentire l'opinione dell'autore, c'è chi dice che la differenza sta nel fatto che queste rime per musica nascono comunque secondo le regole della poesia e poi vengono musicate, mentre la canzone dei cantautori nascerebbe a un parto con la musica. Ora, io non credo che si possa essere così manichei, però, visto che abbiamo l'autore... Voglio dire, questo libro, Canzoni, esamina delle canzoni scritte da me, ma il testo l'ha scritto lei, e quindi sono cose a cui deve rispondere lei. Io sono innocente da questo punto di vista. Quindi sentiamo cosa dice. Allora, Gabriella. Anche così mi tolgo dall'imbarazzo. Allora, intanto grazie. Parto anch'io da un aneddoto che mi è venuto in mente in questo momento. Eravamo a Pavana un paio d'anni fa, io cominciavo a pensare a questa operazione e ne parlai con Stefano Carrai e lui mi disse: ma insomma, io non sono molto d'accordo su un'operazione di questo tipo, ma non ci metti neanche un CD? Dico no, perché vorrei appunto provare a, adesso poesia, non poesia, qui forse può diventare fuorviante il dibattito. Io posso dire l'operazione che ho fatto. Ho trattato questi testi come testi letterari. Nel libro non ho mai usato il termine canzone e non ho mai usato il termine poesia. Però ho visto che sono testi. A me l'idea è venuta non solo naturalmente per l'amicizia e l'affetto che ho per Francesco, che penso che in questo caso non mi abbiano fatto velo, perché quei testi mi hanno sempre sollecitato riflessioni di questo tipo. La cosa che mi trovo spesso a dire, parlando di questo libro, è che venivo da un commento di testi impervi sui quali mi ero veramente rotta la testa, e cioè un commento delle Satire di Alfieri. Quando ho cominciato a lavorare a questo libro ho pensato: vabbè, adesso mi riposo. In realtà commentare Guccini non è un'operazione semplice, per molte ragioni, perché ci si trova di fronte a una lingua complessa, perché ci si trova di fronte a una stratificazione letteraria altissima, perché ci si trova di fronte a una ricchezza lessicale che pone domande continue. E quindi la mia operazione è stata questa, di usare certi strumenti sui quali naturalmente già alcuni hanno ironizzato, si ironizza molto sulle note metriche di questo libro, ma in realtà le note metriche sono state uno strumento indispensabile per cominciare a rispondere a un problema che questi testi pongono e che non pongono magari altri, cioè qual è il testo? Qual è il testo di una canzone? C'è qualcuno che dice il testo definitivo, per così dire, è quello che si trova nel momento in cui il disco esce. Poi comincio a guardare questi testi e li trovo pieni di errori, ma di errori materiali. Sono stati pubblicati almeno un paio di volumi con i testi delle canzoni di Francesco, basta una semplice collazione per vedere quanto divergono l'uno dall'altro. Ma su cose macroscopiche, sulla scansione dei versi, sulla distribuzione delle strofe,
E allora l'indagine metrica è servita anche a questo, a cercare di restituire un ordine al testo per quanto è possibile. Sì, certo. No, io voglio dire che ho cambiato idea rispetto all'incontro di Pavana, nel senso che è giustissimo fare un libro così, ma non ho cambiato idea sul fatto che il testo della canzone deve essere cantato poi. Cioè, perde molto se non è cantato. Naturalmente questi sono testi elevatissimi, quindi l'impegno si capisce bene. E poi devo dire anche un'altra cosa, che oggi mettere un CD, come credo sia stato fatto per esempio da Einaudi, no? Però una quindicina d'anni fa mi pare, non avrebbe più senso, perché oggi si prende il cellulare, si fa un click e si ascolta la canzone, no? È tutto a portata di mano, quindi non ha veramente più nessun senso poi per quel che riguarda le note metriche e tutto il resto, perché non ci sono solo le note metriche, qui c'è un apparato di commento straordinario. Allora, tu venivi in effetti da un commento di grande impegno alle satire di Alfieri, commento bellissimo, bisogna dire, perché è un commento davvero di una ricchezza anche quello. Poi non aveva precedenti quasi, quindi insomma veramente hai messo in luce il tessuto proprio letterario delle satire, come non era stato mai fatto. Ecco, però questo commento a me piace ancora di più, nel senso che quello è il tipico commento accademico che, diciamo, va bene per lo studioso, perché io ci trovo quello che non trovo altrove, ma per il lettore, insomma, è un pochino, no? Questo invece no, è un commento cordiale nei confronti del lettore, lo richiama, lo accalappia, starei quasi per dire, no? E quindi la nota metrica è utilissima, perché ti fa capire come siano testi che hanno un'impalcatura precisa, studiatissima, no? Quindi questo è importante. Ma c'è poi, oltre alle note al piede, che naturalmente danno informazioni importanti sulla situazione, sui personaggi, sul contesto storico, c'è, diciamo... Questa nota discorsiva che tu hai messo invece che prima dei testi, come diciamo la tradizione da Contini in poi, no? Il cappello introduttivo vorrebbe, e come avevi fatto per le satire, no, l'hai messa dopo, ed è una scelta anche questa secondo me indovinata, perché appunto una volta che uno ha letto il testo poi c'è questa riflessione, non chiamiamolo neanche commento, riflessione, ma molto discorsiva, e sono quindi le parti in prosa che adesso dico diciamo un po' un'iperbole, ma messe a seguito dei testi di Francesco Guccini creano quasi una specie di prosimetro, per cui uno legge il libro d'un fiato, no? Con questo incrocio fra testo e commento che è veramente affascinante. Quindi questo secondo me è il grande pregio del commento. Naturalmente però è un commento puntuale, attento, ricco, che dà anche una serie di quelle che i filologi chiamano fonti e che sono interessantissime. Naturalmente qui tu dichiari che diciamo la frequentazione dell'autore ti ha anche dato delle dritte, ma questo altrimenti, per esempio, io credo di aver cantato centinaia di volte Dio è morto dal 67 in qua, ma non m'era mai passato per la mente che quell'inizio, no, ho visto, potesse essere diciamo una memoria, una reminiscenza dell'inizio dell'urlo di Allen Ginsberg, no? I saw the best minds of my generation. E invece queste sono cose importanti, perché veramente fanno emergere la qualità letteraria di questi testi. Ecco, però vengo a un'altra domanda per entrambi, ma insomma forse questa in prima battuta, Gabriella.
Si tratta comunque di un'antologia, perché lui di canzoni ne ha scritte tantissime, non si potevano mettere tutte e bisogna fare delle scelte. Ora, si sa, quando si fanno delle scelte, qualcosa va dentro e qualcosa no. E naturalmente in tutte le antologie, che siano di più autori, che siano di un solo autore, come in questo caso, è facile dire, ah, ma non c'è questo. Allora, io ho fatto il giochino, ma mi fermo solo, diciamo, alle canzoni più, come posso dire, popolari, più amate. Sono diverse, non c'è In morte di SF o Canzone per un'amica che dir si voglia, Noi non ci saremo, Primavera di Praga, Vedi cara, Un altro giorno è andato, L'avvelenata, Canzone di notte, quella di via Paolo Fabbri, Cirano, eccetera. Allora, è chiaro che non è questo il criterio, no? Però vi chiedo, e chiedo naturalmente in prima battuta a Gabriella, allora qual è il criterio che ha guidato questa scelta? A un certo punto la risposta più banale è che mi ha fatto fretta l'editore, ne avrei volute mettere molte di più in realtà. Allora, non c'è poi una così architettura così studiata. Naturalmente la progressione cronologica era un dato di cui tener conto anche per verificare proprio l'incremento della letterarietà nei testi di Francesco. L'indice è stato concordato naturalmente, io ho buttato giù un primo indice che poi ho dato a Francesco e lui in alcuni casi ha fatto delle obiezioni, ma questa non la metterei, metterei piuttosto quest'altra. Ma sicuramente il primo indice era più ampio. Poi c'è anche un altro aspetto probabilmente, ci sono dei grandi temi di Francesco naturalmente che tornano e che penso emergano abbastanza anche da quelle prose di cui tu parlavi. Ho cercato di mettere quei testi dove uno stesso tema magari fosse trattato da prospettive diverse, fosse trattato attraverso immagini diverse. È stato un po' questo, ma adesso facciamo il secondo volume, no Francesco? Sì, così mi hanno detto delle canzoni che sono anche dal chi le ascolta trascurate, sono canzoni considerate di seconda mano, diciamo così, e invece per me sono canzoni buone, come Canzone per Anna, come Tango per due, di cui abbiamo parlato diverse volte. Quindi la canzone cui tengo e che invece sono un po' come del Cenerentola, un pochino in disparte, ecco questo. Ma speriamo in un secondo volume. Per esempio un testo a cui io non avevo pensato, sempre per star dentro il discorso che faceva Francesco, è Acque, che è un testo che io non avevo molto in mente e che quando l'ho ripreso in mano mi è sembrato un testo straordinario. E questo secondo me ribadisce anche il fatto che certo le canzoni vanno ascoltate, però, e dico una cosa ovvia, tutt'altra è l'impressione di quando te le trovi davanti e capisci appunto che lì bisogna che intervengano altri strumenti, altre domande da fare al testo. Un altro aspetto che ho cercato di mettere in rilievo è, e questo mi piace ricordarlo sempre, soprattutto quando poi ci sono i giovani, a questo aspetto ha risposto un po' la scelta, anche se naturalmente è un fatto diffusissimo nell'uso della lingua, e qui sì, uso l'aggettivo poetica di Francesco, è la sottrazione continua della parola al luogo comune, al cliché, ma una parola appunto che non mascheri ma sveli. E quindi i testi, ci sono alcuni testi dove questi aspetti vengono fuori in maniera più evidente. Certo, io adesso però rilancerei la domanda che Francesco ha un po' eluso, come nasce una canzone, come sono nate le tue canzoni?
Dipende. Dipende. Anzitutto nasce dalla voglia, perché la prima canzone mia pubblicata che ha avuto una certa risonanza è stata Auschwitz. Quindi possiamo cominciare da meglio. La prima canzone è l'antisociale, che risale ad andare a fare il militare, adesso quindi nel 62. Arriva uno a casa mia, che l'ho più visto assolutamente, che dice: io scrivo canzoni, no, scrivo canzoni, e ho scritto questa canzone, era uno molto di sinistra. Cioè, hai presente la Via Rose di quella canzone francese, di così? Dice: ho scritto Vedo la vita in rosso. Ah, dico, va bene, l'ho fatta sentire. E, però mi ha dato l'idea, è venuto in mente l'antisociale. Quindi è la prima che poi è stata fatta dall'Equipe 84. E poi Auschwitz. Prima da allora io scrivevo canzoni, ma erano canzoni tipo ignobile, insomma. No, ignobile, poverine, erano graziose. Io ricordo un rock and roll scritto nel 59, che ha avuto un grande successo a Modena. I miei coetanei se la ricordano ancora. Bimba, guarda come il cielo si è dipianto. Che era un rocchettino carino, insomma, ma tutte le canzoni così. E poi ascoltando e i Cantacronache Italiani, era un gruppo di autori italiani che hanno fatto canzoni, testi di canzoni, Calvino, Pasolini, insomma. Ascoltando questi, Fausto Bodei, un grande torinese che è stato anche deputato del PSIUP, credo, architetto, un grande personaggio. Sembrava uno gnomo, perché era piccolo, con una barbetta da gnomo proprio. E ha fatto delle canzoni stupende. E ricordo delle frasi in queste canzoni. Vabbè, a parte infatti il Tarlo, che è una canzone satirica in cui la metafora del tarlo spiega il capitale di Marx. Ora non è facile. In 3 minuti, quanto durava una canzone con la metafora del tarlo che lavora, poi prendeva peso. E anche un'altra canzone che diceva, sono delle frasi che ti colpivano: le domeniche che piove, guardi i vetri che si bagnano e la goccia che si muove e le gocce che ristagnano. Che è bello come testo. Ora, se uno viene da un mondo di canzoni tipo La postina della Val Gardena, non so se vi siete persi questo capolavoro della canzone leggera italiana. La postina della Val Gardena bacia solo con la luna piena. Uno a me, uno a te, e qua c'è il capolavoro. Giunca lì, olè. Ma cosa c'entra olè con una canzone italiana, voglio dire? A parte questo, quindi uno viene da un mondo del genere e sente le gocce che si muovono, le gocce che ristagnano, comincia a pensare che fare canzoni ci può fare anche qualcosa di buono, insomma. E poi nessuno nasce imparato, come dicono i napoletani. Ci vuole sempre un maestro, uno che di, oltre a Fausto Bodei, a questi di Cantacronache, oltre a Brassens, che ha tanto influenzato De André, io mi ero attaccato a Jacques Brel. La prima canzone che ho sentito di Jacques Brel, Ne me quitte pas, e dopo Amsterdam. E c'è una potenza in queste canzoni, che non era giunche lì, olè, insomma. E ho scritto la prima canzone, una delle pochissime canzoni d'amore che abbia mai scritto, che, se non sbaglio, Ti ricordi quei giorni, credo si chiami, ma è roba del 63-64, insomma. E così ho cominciato a cambiare, è venuto fuori quindi Auschwitz, perché poi è arrivato anche Bob Dylan, che dopo un po' non ho smesso di ascoltare, però Bob Dylan, il primo Bob Dylan, è stato importantissimo. E così io mi mettevo lì, o era... un po' di tempesta fuori, o era un personaggio che mi ha colpito, tipo il frate, Mario Pieraccini, detto il frate, personaggio curioso, che ogni tanto nella realtà mi cacciava dei bottoni che l'avrei ammazzato, un briaco duro, perché lui era
era stato in seminario, quindi sapevo di latino, aveva studiato filosofia e mi considerava l'intellettuale del paese e quindi mi massacrava. Per esempio, quindi scrivevo una canzone su questo personaggio. O anche avvenimenti come Jan Palach che si dà fuoco a Praga, in piazza Venceslao. Oppure, dipende poi anche dai periodi. Molto spesso, dietro una canzone, anche se non d'amore, c'è un personaggio femminile. Sono diversi personaggi femminili. In una canzone sono riuscito a metterne 5. Personaggi femminili, canzoni delle situazioni differenti, giustamente, situazioni differenti. Scusami se ti interrompo, e quella penso veramente che sia una canzone che richiede un commento, perché perché non è così comprensibile tutto quello che accade. Sì, certo, lo ammetto. Però, e poi sono quindi, in canzoni delle situazioni differenti, sono riuscito a proposito di lessico, a mettere una parola che da tempo volevo mettere, Weltanschauung, e sono riuscito a metterci dentro Weltanschauung, che è una parola, io non so il tedesco, come dicevo prima al professor Raimondi, e quindi conosco queste 3-4 parole che vengono dalla letteratura, Weltanschauung, Zeitgeist, Bildungsroman. Finora adesso scrivo, non scrivo più canzoni, se ne scrivessi ancora magari riuscirei a metterci dentro anche Zeitgeist, non lo so, però Weltanschauung ci sta bene lì dentro, per dire, era così, dei momenti. Poi una canzone sul mio prozio, minatore, il paragonare la sua America alla mia America, il mito dell'adolescenza, o mio padre che è mascherato dietro una figura che non tutti conoscono, Fan Lon, che è un autore, un divulgatore, come si chiama quello della televisione, Piero, lui lì, è un divulgatore che mio padre, poveretto, no? Aveva fatto scuole tecniche perché la morale pavanese di quei tempi non voleva, mio padre avrebbe voluto fare le magistrali, ma ha fatto fare la scuola tecnica, era perito elettromeccanico, però uno che leggeva, si interessava, e leggeva spesso Fan Lon, la storia di Fan Lon, la geografia di Fan Lon, tutti questi libri che per lui insomma rappresentavano, e poi si era comperato tutto il Barbagallo, c'è uno storico universale dell'Europa, una storia, non ricordo quanti volumi, se ne era comprati tutti a rata. E io maledizione ho perso, mi dispiace, ho perso, cosa me l'ha rubato? Tutto il Barbagallo, purtroppo. E così, e quindi ho chiamato mio padre, cioè nella canzone mascherata a Fan Lon, e ho scritto questa canzone che mio padre era ancora vivo, poi quando è morto non sono più riuscito a cantarla in pubblico, perché quando la cantavo mi veniva il magone, il nodo alla gola, e non riuscivo più ad andare avanti. E quindi piuttosto che fare delle figure di oh, adesso smetto, scusatemi, eccetera, ho preferito eliminarla dalla scaletta, dal repertorio. E quindi casuale nascono le canzoni, per mille motivi, però devono nascere, secondo me, quando qualcuno sente di avere voglia di dire qualcosa, non perché bisogna riempire un disco. Perché io ho visto colleghi che mi dicevano adesso devo chiudermi in casa un mese perché devo scrivere le canzoni per il prossimo album. Ma come fai a chiuderti in casa per un mese a scrivere le canzoni del prossimo album? Vai a prendere le idee dove? Se non ti vengono, se non ce le hai dentro queste idee. Insomma. E quindi, non, le canzoni venivano e ho sempre fatto relativamente pochi LP, pochi dischi, perché non c'era il materiale. Tant'è vero che io sono sempre stato con la stessa casa discografica, la EMI, EMI, Electrical Musical Industries, che è la stessa casa dei Beatles, fra l'altro. Comunque. No, poi la EMI è fallita, non per colpa mia, è fallita, perché quindi adesso non sono più EMI. Però credo che sia un caso più unico che raro, un autore di canzoni, che fa con la stessa etichetta tutta la carriera, chiamiamola così. E a un certo punto però mi era arrivato un manager, nuovo che non avevo manager, che voleva farmi cambiare casa discografica, mi avrebbero dato il doppio di quello che mi dava la EMI. E beh, una bella tentazione.
E sono andato a Milano a parlare con questi, ah, siamo ben felici che tu venga con noi. Dice, questo è il contratto, 5 dischi in 5 anni. E dico, voi siete matti. Ma se io devo pensare di fare in 5 anni 5 dischi, ma non dormo la notte. Ma come faccio a fare 5 dischi in 5 anni? Io ho firmato per 3 dischi, attenti, quando vengono, non in 5 anni. Se li finisco in 5 anni meglio, altrimenti, tant'è vero che la EMI è fallita e io devo ancora un disco alla EMI, perché l'ultimo comando non l'ho mai soddisfatto. È così. Se per caso dovessi fare un disco, lo devo a lei, quindi vabbè, che non esiste più. E però abbiamo sentito un altro tratto caratteristico della poetica di Guccini, l'ispirazione. No, non si fa niente così a tavolino, a comando, ma bisogna aspettare che venga. No? Altro fatto decisivo, importante. Beh, ispirazione è una parola un po' grossa. Ispirazione perché... Che uno viene colto da un fremito così, viene colto da un fulmine come Saulo sulla strada di Damasco, che cade e si rialza e si una canzone. No, c'è un momento in cui ti viene voglia di parlare di questa. Di un'idea. Sì. Va bene, allora adesso forse è il momento di sentire la seconda canzone, quindi Valeria e Maria Ilaria. Eseguono Farewell. Sapevi sorridere coi tuoi 20 anni portati così, come si porta un maglione sformato su un paio di jeans, come si sente la voglia di vivere che scoppia un giorno e non spieghi il perché, un pensiero cullato, un amore che è nato e non sai. Giorni lunghi tra ieri e domani, giorni strani, giorni a chiedersi tutto cos'era, vedersi ogni sera passare su a prenderti con quel mio buffo montone orientale, ogni sera là a passo di danza salire le scale. E sentire i tuoi passi che arrivano, il ticchettare del tuo buon umore. Quando aprivi la porta, il sorriso ogni volta mi entrava nel cuore. Poi giù al bar dove ci si ritrova, nostra alcova. Era tanto poter parlarci, giocare a guardarci tra gli amici che ridono e suonano attorno ai tavoli pieni di vino, religione del tirare tardi e aspettare mattino. E una notte lasciasti portarti via solo la nebbia e noi due in sentinella. La città addormentata non era mai stata così tanto bella. Era facile vivere allora, ogni ora. Chitarre e lampi di storie fugaci, di amori rapaci. Da bravi figli dell'epoca nuova,
sembravi chiamare la vita a una prova. Ma stupiti e felici scoprimmo che era nato qualcosa più in fondo. Ci sembrava d'avere trovato la chiave segreta del mondo. Non fu facile volersi bene, restare assieme e pensare d'avere un domani, restare lontani. Tutti e due a immaginarsi con chi sarà, in ogni cosa un pensiero costante, un ricordo lucente e durissimo come il diamante. Lasciare portarci via da un'emozione non piena, non colta. Rivedersi era come rinascere ancora una volta. Ma ogni storia, la stessa illusione, sua conclusione. E il peccato fu creder speciale una storia normale. Ora il tempo ci usura e ci stritola in ogni giorno che passa correndo. Sembra quasi che ironico scruti e ci guardi irridendo. E davvero non siamo più quelli eroi pronti assieme a affrontare ogni impresa. Siamo come due foglie aggrappate su un ramo in attesa. The triangle tingles and the trumpets play slow. Farewell, non pensarci e perdonami se ti ho portato via un poco d'estate con qualcosa di fragile come le storie passate. Forse un tempo poteva commuoverti, ma ora è inutile, credo, perché ogni volta che piangi e che ridi, non piangi e non ridi con me. Stefano, non lo so, leggo io. Un canzone testo. Quasi d'amore, però. Ma il testo o il commento? Commento. Certo, l'ho sentito. Va bene. Commento di Ferone? No, lui diceva che canzone quasi d'amore, non lo so. Scusa un attimo solo. È buffo sentire una canzone che riguarda una situazione che hai vissuto, una situazione anche d'amore che hai vissuto, che allora era... C'è la canzone Farewell, una canzone d'addio, Farewell, non vuol dire addio. Quindi una canzone di una storia che sta finendo, però finisce anche abbastanza bene tutto sommato. Non c'è rabbia. A volte uno pensa, con tanto amore una volta, poi adesso dice quell'ignobile stronza, che, come cambia nella vita la situazione delle volte. Allora, ci leggi un brano del tuo commento. Della canzone, delle situazioni differenti, di canzone quasi d'amore, scusa. La prima che... Sì. Canzone quasi d'amore che abbiamo sentito prima. Nell'unico titolo dell'intero corpus gucciniano in cui compare la parola amore, non stupisce che la discrezione e il ritegno dell'autore ne correggano l'enfasi con un dubbioso quasi.
e l'avverbio sembra suggerire non solo qualche cautela nei confronti di un sentimento e di un tema trattati forse non di rado con troppa disinvoltura, ma anche la difficoltà di approssimarsi attraverso le parole alla complessità e alla pienezza dell'amore. Dallo stesso Guccini, d'altra parte, viene l'indicazione di leggere il componimento anche in funzione, per dir così, metapoetica, come esercizio di smascheramento e decostruzione dei topoi e degli stilemi più diffusi del linguaggio amoroso. Il testo si apre infatti con una sorta di dichiarazione di resa, di declino della volontà di abbigliare di novità il vecchio, mentre viene respinta la prevedibilità banale di luoghi comuni, come per le mie navi son quasi chiusi i porti. A denunciare la falsificazione a cui l'adesione a modelli stereotipi possa sottoporre il magma del sentimento amoroso concorre peraltro un espediente presente più di una volta nel componimento, ovvero un uso della rima che tende a far precipitare verso il basso del secondo termine la tonalità più elevata espressa dal primo. Nello spazio ampio di possibilità che si apre all'interno di rime quali fedi, piedi, destino, tacchino, buoni coglioni, incontrarsi, grattarsi, è come se si rivelasse la ricchezza delle potenzialità a cui la parola può fare ricorso per comunicare le proprie intenzioni fra un lessico tradizionalmente elevato e nobilitante e uno deputato a scoronare e dissacrare l'ipocrisia delle formule di maniera. Non a caso, probabilmente, in due occasioni il termine degradante, chiudendo una lunga serie di elementi omogenei coordinati, esibisce più marcatamente la propria estraneità oppure, come accade in due versi, lo scarto semantico e stilistico non è manifestato da una sola parola ma è potenziato dalla più generale dissonanza che separa, poniamo, l'affermazione di una vita priva di fedi dall'immagine della stessa costretta come dita dei piedi. Il sospetto che poi la ricerca infinita delle parole possa anche essere un'operazione inutile affiora nel literato mistichio posto in apertura della terza strofa. Queste cose le sai. Successivamente riformulato dalla sesta. Tutto questo lo sai. È seguito in entrambi i casi da una causale che ne riconduce la ragione alla stanca monotonia che accomuna le identiche vite degli uomini. Richiamando l'interlocutrice allo stoicismo senecano del quotidie morimur, ogni giorno moriamo, Lio insiste sull'identità dei destini e sulla radice comune dei mali che affliggono gli uomini, pur differenti per parte loro nella multiforme fenomenologia sgranata dalla serie aggettivale che si estende dai vigliacchi e fieri ai saggi falsi sinceri coglioni. A nulla vale, sembra ammonire il testo, fingere di essere ciò che non si è, presumere di disporre di ali abilitate a voli più nobili di quelli concessi alla proverbiale goffaggine di un tacchino. Mentre ferma resta la consapevolezza di quanto, nel ripetersi identico e diverso dei giorni, vada sprecato, disperso, usurato, come suggerisce tutta una costellazione lessicale, presente in espressioni per lo più di valore metaforico. C'è una vita sola, non ne sprechiamo niente, non ti accorgi dell'energia dispersa, vestendo abiti lisi. Eppure proprio dal rifiuto delle false illusioni, nonché dai discorsi che le assecondino, può venire il coraggio del faticoso tirare avanti quotidiano e anche del coerente continuare a tentare di scandagliarlo e comprenderlo attraverso le parole dei versi, i quali possono tutt'al più accogliere la verità revocata immediatamente in dubbio, che la vita consista alla fine nell'avvicendarsi di gesti necessari o scelti, semplici o complessi, ma di certo non meritevoli di alcuna enfasi, come sta a ricordare l'ironico grattarsi posto a suggello della lunga serie di infiniti che chiude il componimento. Queste ogni tanto mi leggeva via via che faceva questi commenti, me li leggeva per telefono e mi confondeva, era confuso per sapere queste cose. No, a parte questo, come nascono le immagini di una canzone? Per esempio, per le mie navi sono quasi chiusi i porti,
forse un verso viene capito male, anzi forse è colpa mia, perché io non volevo dire questa cosa che fosse poetica. Ricordavo che Edgar Allan Poe aveva in mente una poesia dove le parole devono essere particolarmente sonore o belle o poetiche, tipo nel famoso Il Corvo di Edgar Allan Poe, questa whore, che ritorna sempre questa rima in whore. E così, sì. E le navi che sembrano una frase poetica, per le mie navi sono quasi chiusi i porti, se possiamo dire anche un'altra cosa, per le automobili sono quasi chiusi i garage, è la stessa cosa, solo che le navi sono molto più romantiche e più poetiche delle automobili e dei garage, dei porti. E quindi volevo dire che non è una cosa, non doveva essere una cosa poetica, eppure forse l'ho detta male, forse l'hanno capita male. Un'altra cosa invece, che il volo del tacchino, il tacchino non è che voli, fa degli svolazzi, insomma, come la famosa barzelletta, ma questo è un altro discorso. E quindi ricordo, quando lavoravo alla Gazzetta di Modena, arrivò un certo Cavicchioli, che era passato di grado, era passato a un giornale più importante, non so. La Gazzetta di Modena non era un giornale molto importante, adesso è molto diverso, insomma, da allora era un giornale molto povero, tanto è vero che non mi pagavano mai, ma questo è un altro discorso. E che aveva scritto un libro, Il volo del tacchino, e io lo invidiai moltissimo perché è riuscito a scrivere un libro, cioè a pubblicare un libro. Accidenti, come si fa a far pubblicare un libro? E lo invidiavo moltissimo. Però mi è rimasto in mente questo volo del tacchino. Poi avevo visto il tacchino svolazzare, i tacchini non volano. Ed è una bella immagine. Quindi un animale nato per volare, in realtà, come tutti gli uccelli, che non vola, che non ce la fa volare. E quindi è bella da usare. Ecco, poi, perché quando uno fa una canzone ricorre a queste... A questo non lo so. E sei lì che scrivi e ti vengono in mente queste cose. E fa parte del tuo bagaglio, della tua vita. Questo Cavicchioli, che credo nessuno abbia letto mai Il volo del tacchino. Però la frase Il volo del tacchino mi è rimasta dentro. E fa parte, per caso, un pomeriggio alla Gazzetta di Modena, ho sentito questo volo del tacchino e l'ho usato. Per dire che le cose, poi bisogna prendere là dove sono, le parole, e quindi bisogna adoperare anche tutti i libri letti, se salta fuori qualche cosa. Io dico sempre che il segreto, uno dei segreti, se si può dire, parlare di segreti, è la grande lettura, e uno è come il maiale, o se preferite il salvadanaio. Più romantico il salvadanaio del maiale, anche se il maiale è un grande animale, comunque un altro discorso. Che più lo nutri, sia il maiale che il salvadanaio, più una volta che vai ad operarlo, è buona la carne o quello che c'è dentro. E quindi più hai messo dentro di libri, e più qualche cosa ti rimane qua e là, insomma, anche se non è stata una lettura sistematica o seria. Ecco. Posso aggiungere una cosa? No, mi veniva proprio in mente, tornando a leggere questa pagina, perché questo è sicuramente uno dei temi che tornano nei testi di Francesco, e cioè il cercare di continuare a capire pur con lo scacco continuo e con la fatica del tentare, dello sbagliare e del continuare. Le due canzoni che Francesco ha dedicato a sua figlia, proprio a proposito della sottrazione ai luoghi comuni, ai cliché di ogni tipo, sono molto significative. Qui c'è Culo dritto, non c'è l'altra, che sicuramente non è meno bella. Fare e dove ancora tutto o quasi tutto da sbagliare. In questo modo si congeda una canzone rivolta alla figlia piccola, oppure l'altra, che è Un giorno, che appunto qui purtroppo non è entrata, che si conclude dicendo
la paura e il coraggio di dire, con il peso che ognuno ha portato, la paura e il coraggio di dire io ho sempre tentato, con la sospensione, con la sconfitta, ma la sconfitta o perlomeno non la vittoria. Poi va bene, allora se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda. Salve, buonasera. Intanto, vabbè, io sono Mario Mosso, un dottorando dell'Università di Pisa che si occupa di studi appunto sulla canzone. E volevo innanzitutto ringraziare la Scuola Normale finalmente per, come dire, aver portato a Pisa anche, come dire, la presentazione di un libro sulle canzoni. Che ha rispetto, diciamo, ai contributi usciti negli ultimi 10 anni in Italia, un vantaggio che oserei definire quasi pionieristico, nel senso che è capace di conciliare, ecco, le tre linee critiche più diffuse negli ultimi anni, che sono state quelle dell'intertestualità applicata ai testi per canzone, il concetto di poetica applicato all'opera omnia di un cantautore, è il tentativo di contestualizzare la canzone d'autore nel canone letterario. Ecco, questo libro, in particolar modo l'interesse filologico che c'è alla base di questo libro, è capace, secondo me, di riassumere queste tre linee guida. Chiaramente filologia d'autore applicata alla canzone è già stata tentata negli ultimi anni anche a proposito di De André, visto che a Siena esiste il centro studi che raccoglie appunto i manoscritti. Con Guccini non era mai stato tentato, né era stato tentato il tentativo di antologizzare, diciamo, ecco, una raccolta di commenti e di testi attraverso i quali, diciamo, era possibile anche liberarsi dall'analisi dei singoli testi e cercare invece un filo rosso che collegasse adesso un'idea di poetica. Quanto all'assenza dell'analisi musicale, ci tenevo a precisare una cosa, e cioè che a mio avviso non si sente in questo libro tanto l'assenza di un'analisi dello spartito in quanto tale, quanto piuttosto, diciamo, una riflessione invece rivolta al contributo della voce nella composizione di queste canzoni. La voce intesa come ideale collegamento tra il testo musicale e quello verbale. In questo senso, per esempio, se noi pensiamo a una variante scritta su un autografo, ecco, la scelta di scartare o ottenere una variante dipende dalle potenzialità performative che sono implicate in quella variante, non soltanto, ecco, diciamo, riferimento a elementi di significato che possono essere validi per un poeta. Io dico questo soprattutto perché ho avuto, ecco, il piacere e anche l'onore di studiare gli autografi di Bob Dylan e di confrontarli con le incisioni non ufficiali che precedevano appunto le registrazioni ufficiali dei dischi. E l'aspetto più interessante che sta venendo fuori da queste analisi è proprio il contributo della voce inteso come strumento di composizione, cioè la facoltà dell'autore di utilizzare, dell'interprete, di utilizzare la voce come una penna per correggere gli autografi, per correggere i manoscritti. E spesso questo dato si ottiene dal confronto tra le varianti scritte e quelle orali. Quindi volevo, diciamo, rivolgere la stessa domanda, diciamo, sia alla professoressa che al maestro Guccini, da due punti di vista diversi. Al maestro Guccini chiederei che ruolo ha avuto la voce nelle sue composizioni, e invece alla professoressa chiederei quali sono le implicazioni filologiche di questo problema e in che modo sarebbe possibile riportarle in un eventuale apparato. Vado io? Vai tu. La voce è molto importante, ma non solo la voce. La canzone è un soggetto curiosissimo che ha momenti diversissimi, però anzitutto c'è chi la scrive. E io usavo la chitarra, altri il pianoforte. Quindi c'è il rapporto fra uno strumento musicale, un foglio di carta, una penna qualunque. Io ho scritto certi miei testi, sono su delle buste che arrivate a casa mia, per dire dove capito. E questo è un momento. Poi la canzone finisce, la facciamo sentire
agli amici anzitutto, perché se la canzone mi piaceva la facevo subito sentire agli amici, anche se dopo non l'ho più fatta sentire. Ascoltare una mia canzone molto spesso, brave le ragazze che ringrazio, ma ascoltare una mia canzone mi imbarazza, mi vergogno. Delle volte vado in un ristorante, mettono su una mia canzone per rendermi omaggio, dico per amore tiratela via per favore, e non canto volentieri le mie canzoni. Gabriella sa che tre sere ci troviamo con amici e io canto quasi di tutto, ma non le mie canzoni, a volte poi mi costringo a cantarle. Ma comunque il momento di farle sentire mi piace, proprio basta. Poi c'è il momento della discografia, in cui la canzone si trasforma e diventa un prodotto industriale. Quindi bisogna andare in uno studio con i musicisti e provare, riprovare, e questo è un altro momento. Viene messo in un disco e si va, esce questo disco, che uno si ascolta a casa, mette sul disco e se l'ascolta. Il momento del concerto però è ancora diverso. Il concerto è teatro e quindi non solo la voce è importante, ma è importante il gesto, la faccia di chi canta e quello che dice alla gente che ascolta. E quindi è un momento di teatrale, quindi la canzone si teatralizza. E quindi è componente anche non solo la voce, che è importante, anche se devo ammettere, io non ho mai avuto una gran bella voce, anche se gli amici dicono che non va bene, però la mia voce non piace. Per esempio Andrea ha una voce molto più bella della mia, insomma, e ha un altro invece la voce più brutta della mia, ma non dico chi è, ma questo è un altro discorso. Io non avevo una gran voce, difatti quando ho cominciato a suonare la chitarra a scuola, grazie del maestro, comunque sono maestro elementare, non maestro di musica, tengo a dirlo, mica perché disprezzo i maestri di musica. Quando ero al magistrale a scuola e avevo imparato a suonare la chitarra, e una mia collega mi ha detto: ma perché non fai il cantante? Non mi contenta, fra l'altro, una senese capitata a Modena per caso, quindi la Toscana di Siena capitata a Modena per motivi. E dico: ma stai scherzando, io cantante con la voce che ho? Quindi non pensavo di usare la voce come strumento. La voce, la canzone avveniva quando la scrivevo, non la cantavo finita, la cantavo provando, riprovando, perché il mio sistema di scrivere era assieme, musica e... Allora mi veniva questa idea, mi mettevo con la chitarra, e contemporaneamente dovevo scrivere una linea melodica e armonica anche che andasse di pari passo con le parole che avevo in mente per scrivere, e assieme le scrivevo, però non me la cantavo così, la cantavo poi quando era quasi finita, cioè quando avevo già un vestito particolare, ma con la voce non ho mai scritto. La voce invece la adoperavo ma quello era teatro, era un muoversi, un gesto, una cosa. Ed è un altro episodio della canzone. Vado io. Una domanda complicata mi ha fatto, di cui la ringrazio, però, perché io ultimamente proprio stavo pensando di cosa non ho tenuto conto. E forse lei mi ha chiarito un po' una delle risposte a queste domande. È vero, quello che lei dice è verissimo e peraltro detto con molta chiarezza. Come si possa fare, dunque intanto aggiungo una cosa, non penso che tutte le varianti, che la maggior parte delle varianti, almeno io... per questo genere ho guardato quelle di Francesco, siano legate a questo aspetto. Parlerei forse più generalmente di sonorità più che di voce. Come poi questo possa essere riprodotto in un eventuale apparato, per il momento le dico non lo so, forse non si può, o forse bisogna pensarci un po'. Qualcun altro? Sonorità, prima che parli, ma sonorità certamente. Sonorità sì. In certe canzoni, una canzone per esempio, c'è un insieme di parole, ma in molte canzoni, che messe assieme, da un punto di vista sonoro, vanno bene, sono belle, stanno bene. E un collega
cantautore, anche se poco conosciuto, ma molto bravo, ascoltando una mia canzone mentre la registravamo, mi ha guardato e ha detto: quando l'hai scritta hai goduto come un maiale. Dico: sì, è vero, perché ti fa godere quando riesci a imbastire una serie di parole che sono giuste, che sono lì, che sono... è proprio la sonorità di queste parole, al di là poi del significato che ci deve essere. Chiedo scusa. Bene, mi posso agganciare alla faccenda delle sonorità delle parole, sono d'accordissimo, ma anche la sua voce, che lei adesso ha detto, beh, così così, la sua voce è perfetta per quella sonorità lì, cioè le sue canzoni io non riesco a sentirle cantate da un'altra voce che non la sua. Questo... Adesso ci sono i miei ex musicisti che vanno in giro con le mie canzoni, fanno un gruppo di cover, come si dice, e canta Flaco, che è il mio ex chitarrista. E lui mi dice che, fra l'altro, non mi piace la mia voce, ma ho avuto la fortuna, durante il tempo, di avere una gamma di per cui prendo delle note, alte o in basso, che sono difficili da prendere. E lui certe canzoni non riesce a cantarle perché non ce la fa, non ci arriva. Adesso io non dico di essere albano, per l'amor di Dio, anzi. No, spara delle note bestiali che io non riuscirei neanche a pensarci. Però ovviamente facciamo canzoni leggermente diverse, quindi... però certe note Flaco fa fatica a prenderle. È anche un altro discorso, che molto spesso le mie canzoni sono piene di parole, colme di parole, che non tutti le riescono a cantare in tempo, non ce la fanno, vanno fuori tempo perché sono troppe parole. E quindi forse perché il fatto, come i giornalisti mi hanno sempre accusato, che privilegiavo la parte letteraria alla parte musicale. Invece io penso che anche la parte musicale ci siano delle cose carine, però la parte letteraria per me è stata sempre preminente. Ecco, questo. E, ecco, è come il Bauhaus, no? La sua voce e la roba che produce sono uno per l'altro, come il Bauhaus, no? L'utilità e il cucchiaio che è fatto dalla persona che fa il cucchiaio perché faccia il cucchiaio. Ma questo non era la domanda, era un'altra. Quando noi la stavamo aspettando, che poi è entrato di lì, abbiamo scommesso un po' se entrava di lì, e uno ha detto: magari entra dalla finestra, perché c'è stata quella ventata, no? E mi è venuta in mente quella canzone della collina in cui lei dice di essere caduto da una collina, e c'è anche quest'urlo: ah, io volevo un chiarimento mistico su questa caduta, se le sono venuti in mente quei i colori di quei fiori, no? Che mi sfuggono i colori ancora. E finisco con una domanda in rima che me la sono preparata prima, questa è: Francesco, Cirano, Don Chisciotte, ci può dire a che punto è la notte? Shomer Mamilaila, la notte sta per finire, ma il mattino deve ancora arrivare. Comunque tornate, domandate, insistete. Isaia, che come molti profeti è tremendo, minaccia fuoco e fiamme, è arrabbiato sempre, eccetera, ha questo straordinario momento di umanità. Una voce viene a me dal deserto. Sentinella, a che punto è la notte? Ed è bellissimo, perché si immagina un deserto. Che cos'è? Questa sentinella cosa fa lì? Guarda che cosa. Fa la sentinella cosa? E fa questa domanda. E la sentinella risponde: la notte sta per finire, ma il mattino deve ancora arrivare. Siamo in mezzo. Però tornate, domandate, insistete. Non importa, dovete domandare. La risposta non c'è forse, ma è importante domandare, chiedere, farsi delle domande. E questo mi è entusiasmato. Naturalmente, come potete facilmente immaginare, io leggo
il profeta Isaia in ebraico originale, perché ho fatto degli studi particolari. E non è che la mia lettura abituale sia stata il profeta Isaia nella mia vita. Per caso mi è capitato in mano il profeta Isaia. E questa cosa mi ha entusiasmato, mi è piaciuta moltissimo. Questo, per quanto riguarda quelle altre due canzoni, Cirano e Don Chisciotte, che non sono apparse nell'antologia, perché originariamente non le ho scritte io, le ho scritte un toscano, un certo Beppe Dati, fiorentino, che però aveva un modo curioso di scrivere, e bravo, scrive solo delle canzoni, per, lui fa l'autore di canzoni proprio per il Festival di Sanremo, per queste cose. Ha scritto queste canzoni, io sono intervenuto sul testo, l'ho cambiato quasi completamente, e quindi sono belle canzoni, però non le ho scritte io, e quindi non mi sembrava giusto dover approfittare di, anche se voglio dire, come testo, se guardare se vi capitasse, non c'è ovviamente l'originale, ma le variazioni che ho fatto al testo scritto da Beppe, che poi non era di Beppe il testo, era un altro toscano di cui adesso non ricordo il nome. Come? Bigazzi, sì. E ho cambiato moltissimo questo testo, perché poi ogni tanto, quando ho fatto ritratti, che erano ritratti di varie persone, varie cose, Beppe Dati si è scatenato e mi ha mandato ritratti di 6.000 persone, fra cui Carlo Magno. E c'è una cosa bellissima che vi devo dire. Come tutti sanno, Carlo Magno ha ripudiato la moglie Ermengarda per motivi politici, probabilmente. E il testo che mi è arrivato a casa era appunto questa donna, questa Ermengarda, forse troppo longobarda. Non si poteva. Era troppo lunga. Era troppo. Era meraviglioso. Vabbè. Guccini, vorrei capire che impressione le ha fatto l'entusiasmo della onorevole Meloni, che si è detta una sua fan. Poi il rapporto con gli altri cantautori e in particolare con De André. Crediamo subito il mio rapporto con la Meloni. Beh, dirò che mi è successo di peggio. Ho sentito Gaspari cantare La Velenata in radio. Quindi voglio dire, se uno non è innocente su, uno scrive delle cose, poi se queste cose vengono ascoltate a destra e a sinistra, vabbè, insomma, non ci può fare niente. Il mio rapporto con André è stato veloce, perché poi è morto. Ci siamo incontrati a Bologna casualmente, io in casa di amici sui colli di Bologna. Si è sentito dire che a casa di altri amici c'era De André. Allora abbiamo fatto in modo di incontrarci, ma era tempo fa. Dovevo ancora fare, credo che ero al secondo disco, forse. E lui è arrivato, eccetera, poi convinto da tutti, si è fatto spegnere la luce perché era molto vergognoso e ha cantato una canzone. E poi ne ho cantato una io. Questo è stato il primo incontro. Poi ogni tanto ci siamo visti al Club Tenco, ci siamo visti a Conegliano dove un gruppo di giovani faceva delle cose molto belle. C'è un festival di poesia a cui io ho conosciuto la Ginsberg, Allen Ginsberg, che non avevo mai conosciuto in vita mia, Evtushenko, poeta russo. E poi un festival
E c'è anche De André che aveva smesso di bere perché diceva, l'aveva promesso al padre, sul letto di morte del padre, che era uno che beveva parecchio De André. Ma con De André non c'è mai stato un rapporto amichevole, perché eravamo molto diversi. De André faceva parte di una famiglia bene genovese, anche molto, molto ricca, insomma. Io vengo da... Mio padre era un impiegato alle poste, mia madre una casalinga, i miei nonni avevano un mulino a acqua nell'Appennino Pistoiese, e io sono più popolare di De André. De André era più raffinato, più... Era... E così anche persone come Dalla, che vedevo quasi tutte le sere, non sono mai andato molto amico con Dalla, perché eravamo diversi come spirito. Come mi chiedeva, per esempio, ma tu ami tanto andare su a vivere il tuo paese? Adesso ci vivo dal 2000. Ma cosa fai tutti i giorni? Non ho detto niente. Ma non è vero, uno non può non fare niente, insomma. Deve fare qualcosa. Che lui c'era talmente cittadino, stracittadino o marinaro, che avevano tutto un mondo diverso davanti agli occhi. Mentre sono andato più d'accordo con Claudio Lolli, anche se lui, Claudio, aveva un carattere, era molto più timido di me, incredibile, e si vergognava, e appena faceva un concerto e magari c'era qualcuno, diceva, ecco, anche i momenti del concerto, il reggere il pubblico, diceva qualcosa del pubblico, lui si arrabbiava e rispondeva, e quindi non va bene questo. Bisogna tenere, cioè, tutti dicono, per esempio, c'è una leggenda metropolitana, per spiegarmi, parlano del fiasco, che io avrei un fiasco, non è vero. La bottiglia sì, avevo una bottiglia, e una bottiglia non è un fiasco, anzitutto, perché... Io bevevo a collo, e brandeggiare un fiasco è più difficile che una bottiglia, primo. Secondo, quella bottiglia, ma neanche mezza me ne sono bevuta, perché bisogna essere lucidissimi, anzitutto per ricordare le parole che devi cantare, perché molto spesso ti possono sfuggire, essendo... e poi perché bisogna controllare quello che succede, soprattutto in certi anni in cui bastava una frase di traverso che venivi processato dal pubblico, insomma. E quindi bisognava stare attentissimi. Se uno ti lanciava una battuta, non dovevi rispondere male, dovevi cercare in qualche modo di essere ironico, cioè buttarla su, in modo che la gente partecipasse a te invece che a quello che ha detto il pubblico, perché altrimenti se tu sbagliavi partecipavo per quello che ti aveva detto quello del pubblico. E quindi ci voleva un'attenzione tremenda. Ricordo, per esempio, a Roma, dove c'è la statua di Garibaldi, come si chiama? Gianicolo, grazie, sì. Un concerto organizzato dalla gioventù del Partito Comunista, dalla Federazione Giovanile del Partito Comunista. È andato tutto bene, erano tempi durissimi. A Bologna, era il 77, a Bologna c'era per stata lo scontro in centro, sotto le due torri, con i blindati, eccetera. Quindi erano tempi particolari. Il concerto, eravamo un po' preoccupati, però è andato tutto bene. Proprio in quel periodo, una rivista, che fra l'altro non ho mai letto in vita mia, comunque... che era Grand Hotel, che è una rivista negli anni 40, anni 50, per la maggiore, aveva pubblicato una mia fotografia, ma fatta a mia insaputa, un po' come la casa di Scaiola, giustamente, no? No, perché l'ha fatta veramente a mia insaputa. Pubblicato sulla copertina di Grand Hotel, con scritto, ecco il padre che tutti i ragazzi italiani vorrebbero avere, per l'amor di Dio. Una vergogna. Vabbè, va tutto bene, finisco, faccio la locomotiva, saluto. Sto per andare, arriva uno che aveva superato abilmente le maglie del servizio d'ordine fisico con Grand Hotel. E adesso che dice, vorrei che ci spiegasse questo, e mostra Grand Hotel. Attimo di panico. Cioè. Ah, un attimo, mi viene a rispondere subito.
ho detto, ma questo è niente, pensa quando parlerà su Stop Confessioni, rende il mio figlio, grida di steno con Francesco Guccini. Risata del pubblico, e io sono sceso che è stato afferrato e portato via. E così. Quindi ci vuole un'attenzione bestiale. E quindi non si può bere tanto, bisogna essere molto lucidi. Ma un pochino aiuta però. Grazie innanzitutto di essere qui, la farò brevissima la domanda, anche perché qua e là hai già iniziato a rispondere. Io, anche a me da musicista interessava capovolgere un po' il discorso e portare un po' più di luce sulla tua musica, che come hai detto prima spesso meriterebbe anche una considerazione maggiore. A me interessava farti due domande. La prima, mediamente, anche se come detto prima dipende da canzone e canzone, mediamente quante volte nasceva prima la musica e la melodia rispetto al testo, e poi come cambiava la canzone una volta arrivati nello studio di registrazione, quanto era forte il tuo la tua voce anche come arrangiatore, come fra virgolette produttore di te stesso? La musica è... Puoi ripetere la prima domanda? Sì, era più o meno quante volte nella fase di scrittura arrivava prima la musica? Sì, mai, nel senso che dicevo prima, io scrivo contemporaneamente, cercavo una linea melodica e armonica ovviamente che andasse d'accordo con il testo che stava venendo, stava uscendo, che andasse preso. Quindi non è che precedesse la musica. In certi casi allora ho dato soltanto il testo e la musica, per esempio, di Flaco, nell'ultimo disco c'è un paio di canzoni musicate da Flaco, e anche in altri brani musicati da Flaco, ma nascevano assieme. Per quanto riguarda non sono mai stato un grande arrangiatore, anzi avevo un arrangiatore che era un amico di Modena, la Modena degli anni 50, dove poi è nato praticamente tutto, anche se Modena è una città che non mi ha mai trovato molto favorevole. Sono modenese di nascita. Come? Sono modenese di nascita. Anch'io. È per quello che lo dico. No, ma infatti concordo. Non... Ma io sono nato in tempi strani, sono nato... 4 giorni dopo l'entrata in guerra dell'Italia, nella seconda guerra mondiale, e quindi Modena l'ho vista pochissimo, perché mia madre mi ha portato in questa casa dei nonni, questo mulino sul fiume, dove ho passato i primi 5 anni di vita. E quando mio padre è tornato dal campo di concentramento, ha ripreso a lavorare a Modena e mi sono trovato da un giorno all'altro a dover abbandonare il mio mulino, il mio fiume, i miei boschi, in una città che non avevo quasi mai visto. È una tristezza. Tant'è vero che dopo la guerra, subito dopo la guerra, è appena finita la guerra, con Modena per terra, e questa casa, questo condominio, sono arrivato e ho detto, ma sono tutti parenti? No, dice, no, non sono parenti. Come non sono tutti parenti? Io abituato al mulino, i miei nonni erano tutti parenti, insomma. E penso, perdi. Poi il dopoguerra a Modena, una tristezza, pochi soldi, non ho mai avuto dei gran soldi in tasca, mai. E del dopoguerra poi era duro, insomma. E quindi Modena non mai amata. Vabbè, questo amico di Modena che ha messo assieme l'Equipe 84, con 4 ragazzi sempre modenesi, 2 dei quali, con i quali ho suonato assieme nel gruppo che ho fatto anche l'orchestrale, come diceva il professore, l'orchestrale a Balera, Victor Sogliani, purtroppo se n'è andato, e Alfio Cantarella, il batterista, Victor che suonava il basso, erano amici con i quali suonavamo assieme. E è venuto a fare l'arrangiatore, perché l'Equipe 84 non c'era più, e l'ho chiamato a fare L'Isola Non Trovata. E poi dopo...
ha fatto anche Radici, però dopo un po' mi sono accorto, ragazzi, mi sono accorto che non avevo più idee, cioè, perché c'erano le cose. Allora adesso, allora non c'è il digitale come adesso, allora c'è i nastri con le piste. E il primo disco che ho fatto, quando sono arrivato, c'erano dei distinti signori in camice bianco, sembrano tutti dei medici. Poi invece erano i tecnici di sala. In una sala della EMI, la Basilica, che è un'ex chiesa, dove incideva anche Mina, volete incidere a due piste o a quattro piste? I Beatles incidevano a otto piste, ho detto a quattro piste. Ma guardate, ho detto, ma cosa dovete incidere? Un'opera lirica? No, tanto. E il primo è stato inciso pochi soldi, non si è andato quasi niente, insomma. È stato un po' inciso alla Valacca, che va bene, cioè un po' così. Col terrore, perché le prime volte che vai a fare un disco hai il terrore di prenderci, cioè di non sbagliare, e quindi dopo poi vai avanti, voilà, così. Quindi il primo disco così. Il secondo già più complesso, insomma, arrangiato un maestro di musica, mio amico di Modena, di Bologna. E il terzo è arrivato a questo, di lei in avanti, poi dopo Radici, che si chiama Stanze di vita quotidiana, è un disco che odio. Molti lo ammirano, molti dicono, ah, che bello. Che... No, perché siamo andati avanti da settembre a maggio. Io non ne potevo più con degli esperimenti, con delle cose stranissime. C'era una violinista di Alan Sorrenti, Tony Marcus, che era stata a Londra e alla EMI ha fatto un conto spese in fondo al quale c'era marijuana, sterline, tanto, perché il conto spese lei giustamente ha portato... Ecco. E una mattina era lì, dice, adesso devo andare a prendere il mio guru all'aeroporto. E vabbè, dopo è arrivato con uno strano signore con un sari bianco, era due tabla, sono tamburi indiani, uno grosso così. Quando l'arrangiatore, che si chiama Pier, ha visto i due tabla, impazzito, dice, ah, mi chiamo di tabla. Soltanto che i tabla nella musica indiana staccano dei tempi incredibili, sono 15-20 novesimi per dire, cioè noi, così. Invece quel disco lì che ha le canzoni, no, le serie di fuori porta, se non sbaglio, è un tre quarti particolare, e questo tre quarti non gli entrava in testa, non riusciva a capire, non riusciva a capirlo, e quindi c'è nelle stanze di vita quotidiana, sono i tabla, che non si sa perché ci siano i tabla. A un certo punto è arrivato un amico di un altro musicista con una tromba, la tromba, mettiamo la tromba. All'inizio, prendiamo proprio da Bovo, dall'inizio, i primi arrangiamenti, le prime prove, c'era Vince Tempera, che è poi stato in moltissimi dischi dicendo arrangiati gli arrangiamenti di Vince Tempera, ma non ha mai arrangiato nulla, sempre arrangiato dei musicisti, e un certo Mandrake, che era un percussionista brasiliano, che andava a firmare tutte le mattine in questura, credo, dei carabinieri, perché aveva la libertà vigilata. Ed era un percussionista. E poi Pierre si era innamorato delle marimbe, questi xilofoni di legno. E c'erano marimbe a tutto spiano. Dice, ma... E non ne potevo più, insomma. E finalmente poi me lo sono portato dietro. Finché col disco chiamato Guccini, dove c'è una facciona tremenda, moltissima in primo piano, l'hanno arrangiato i musicisti. Perché poi c'è un fatto che ormai i musicisti del giro se lo rimandano tutti, anche cambiandolo. Che una sera Ari Stavolazzi, che è uno dei migliori bassisti d'Italia, adesso suona jazz solo, finito il pezzo, l'incisione, e dice, bene, mi sembra di aver fatto una buona cosa. Pier lo guarda e dice, sì, però domani prova a farlo più giallo. Che non vuol dire niente. Il musicista dice, ma ha messo il suo basso dentro la custodia, ha detto buonasera, ed è andato via. E alla fine poi abbiamo fatto il primo disco arrangiato da tutti i musicisti, come l'ultimo, con prevalenza di Flacco. Quindi gli arrangiamenti,
Io ho arrangiato qualche cosa, ho detto questo mi piace così, ma non ho mai arrangiato veramente i miei dischi, lasciando anche poi perché, e questo è un altro motivo fondamentale, forse il più vero. I primi dischi io mi alzavo alla mattina per andare in sala di incisione, bravissimo. Poi si metteva a mezzogiorno, poi andava a mangiare, a pomeriggio si tornava lì e si andava avanti finché c'era da... Ultimamente io la mattina facevo lavorare quegli altri, arrivavo in sala di incisione alle 2, perché quando non c'era bisogno della mia presenza, non solo, ma gli ultimi dischi sono stati fatti in un mese, mentre quegli altri di 6 mesi, 7 mesi, un mese si faceva tutto. E io mi chiedo, quando vanno a fare i dischi in Inghilterra, perché c'è un sound, ma voglio dire, la gente ascolta con non ascolta con tutte le casse che ci sono in sala di incisione, che sono delle bestie e così, ascolta con delle radioline, nell'automobile, e quindi le finezze di sound non si sentono, sfuggono di più. E quindi si può fare un disco in un mese senza andare a cercare sonorità dell'Inghilterra. E comunque gli arrangiamenti non li ho quasi mai fatti. Grazie. C'è qualcun altro? Ciao. Allora, vuoi fare quella di oggi? Sì. Allora, lui si chiama Marco e oggi, prima di venire qua, mi ha detto di dirti che lui non ha possibilità di cantare le tue canzoni con tutte quelle parole, ma quello che arriva è qualcosa che non si può raccontare. Grazie Marco. Forse credo che a questo punto, con questo bellissimo flash, potremmo anche chiudere e ringraziare ancora Gabriella Fenocchio e Francesco Guccini per essere stati con noi, per averci regalato questo pomeriggio. E dico soltanto che per chi avesse il libro e volesse farselo firmare, Francesco lo firma volentieri. Francesco, naturalmente, e Gabriella. Bene, grazie ancora. Grazie a voi, ciao. Grazie. Scusate, mi sono dimenticato il terzo pezzo. Abbiate pazienza, ma è preso così da... c'è incontro, quindi insomma vale la pena fermarsi ancora. Quasi nulla mi sembrò cambiato in lei. La tristezza poi ci avvolse come miele, per il tempo scivolato su noi due. Il sole che calava già rosseggiava la città già nostra, e ora straniera, incredibile e fredda. Già vu, ombra della gioventù, ci circondava la nebbia, autofede.
ci guardavano in silenzio. Vecchi muri proponevano nuovi eroi. 10 anni da narrare l'uno all'altro, ma le frasi rimanevano dentro in noi. Cosa fai ora? Ti ricordi? Erano belli i nostri tempi. Ti ho scritto, è un anno. Mi han detto che eri ancora via. E poi la cena a casa sua, la mia nuova cortesia. Sto via e le frasi, quasi fossimo due vecchi, rincorrevano solo il tempo dietro a noi. Per la prima volta vidi quegli specchi, capii i quadri di soprammobili e di suoi. I nostri miti morti ormai, la scoperta di Hemingway, il sentirsi nuovi, sognate e ora viste. La mia America e la sua, diventate nella via la nostra città tanto triste. Carta e vento volan via nella stazione, freddo e luci accesi forse per noi lì. Ed infine in breve la sua situazione, uguale quasi a tanti nostri film. Come in un libro scritto male, lui sarà ucciso per Natale, ma il triste racconto sembrava assorbito dal buio. Povera amica che narravi 10 anni in poche frasi, ed io e miei in un solo saluto. Pensavo, dondolato dal vagone, cara amica, il tempo prende, il tempo dà. Noi corriamo sempre in una direzione, ma qualsiasi che senso abbia, chi lo sa. Restano i sogni senza tempo, le impressioni di un momento, le luci nel buio di case intraviste da un treno. Siamo qualcosa che non resta, frasi vuote nella testa e il cuore di simboli pieno. Questo è uno che ho comprato tanti anni fa.